Reno. Si tratta di un'operazione avviata nel 2011. La particolarità di questa operazione è che ha avuto avvio grazie alla segnalazione di un genitore, di un padre, che si è rivolto a noi segnalandoci un fatto piuttosto grave. Il figlio ventenne che frequentava qui la scuola ha dato un debito nei confronti di questi spacciatori, questo debito non riusciva più ad onorare. Se non che gli spacciatori, insomma, non è che hanno rinunciato al debito, si sono precipitati a casa di questo ragazzo e hanno fatto un'estorsione, stesso del denaro che secondo loro era giusto che venisse corrisposto dal giovane acquirente di loro. Questa denuncia ci ha permesso di andare avanti nel tempo, portare avanti una complessa e articolata